Ritrovati con eh, diritto eh, di replica l'ultima puntata eh, dell'anno, perché ormai le feste, insomma, incombono e quindi feste significa anche un po' eh, di eh, riposo e, e di svago, ma significa anche, insomma, affari, lo dico nel senso buono eh, del termine: affari per i commercianti e soprattutto poi per chi si trova lì a dover fornire la materia prima per far passare delle feste veramente piacevoli ai civili e chiese. Mi riferisco ai commercianti del mercato, questa sera ne abbiamo ospite in studio uno dei più noti del mercato storico di Piazza Regina Margherita, Marco Cirillo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, storico venditore del pesce, tra l'altro ci eravamo visti un po' di tempo fa, qualche mese fa, quando il mercato insomma non è che se la passasse proprio... Benissimo, perché era il periodo del lungo interminabile processo? Trasferimento. Di, di trasferimento per certo. questa riunificazione che finalmente c'è stata. Bene. E adesso insomma si arriva al dunque, perché questa è la vostra settimana. Certo. Perché il 24 è la vigilia di Natale. Il 24 significa cena a base di. Il di... pesce ecco. è chiaro. e come stanno andando? Come questa settimana? ma sembra che la settimana eh, a partire già dall'altra settimana al mercato insomma inizia come al solito come tutti gli anni le persone iniziano a venire iniziano magari a fare domande a sentire anche dei prezzi e quindi qualcuno per carità inizia, ha preso anche il pesce prima che l'ha congelato quindi eh, è servito questo magari per risparmiare ma tra virgolette gli ultimi giorni in cui si compra il pesce poi so sempre dell'opinione che poi se sei un professionista in questo settore riesci a valutare che hai sempre quei clienti e quel target target clienti sarebbe secondo me lo sbaglio più grosso del mondo aumentare il pesce in quei due giorni, anche perché come diceva mio padre, i, come, poi mi dice, i clienti eh, che ci mangi tutto l'anno è giusto, diciamo che mantieni sempre un target di prezzo per tutto l'anno. Ecco. E quindi le cose, sì, per carità, si iniziano a muovere anche se rispetto a tanti, altri, a tanti altri anni un pochettino più a rilento. Comunque, con esperienza e professionalità, sono sempre convinto che poi uno in qualunque settore è vincente. Se uno sente i telegiornali nazionali nelle ultime settimane si parla molto di crisi superata, insomma l'Italia ri rivede la luce. Se uno deve capire un po' come vanno le cose in città, viene a farsi due passi al mercato certo. e c'è il quadro della situazione un po' più chiaro. Avete la sensazione, avete eh, percepite questo miglioramento che la crisi ah. è superata oppure i clienti e quindi i cittadini? raccontano una realtà che è diversa ma secondo me eh, la sensazione ce l'abbiamo io parlo chiaramente di me e ce l'abbiamo sempre avuta anche perché ormai qui si parla di globalizzazione a maggior ragione che adesso l'italia sia in crisi ma a me sembra che sarà sempre in crisi anche se poi tra virgolette crisi in latino significa cambiamento ma a prescindere da questo aspetto sì c'è questa sensazione perché globalizzazione secondo me con questa parola globalizzazione parlo dell'italia in se stesso per me ormai non è più globalizzazione ma è un'invasione di tutta una serie di etnie e quindi di culture. Adesso mi viene in mente di diciamo, culture etnie più forti nel mercato quindi economico sia la Cina che l'India. Quindi chiaramente vivendo questi. E questo tipo di concorrenza, quindi internazionale eh, al mercato e cercando nel mio piccolo fare anche dei riscontri anche a livello nazionale, è chiaro che sono concorrenze diciamo forti, aggredite, cioè forti, agguerrite, perché chiaramente loro lavorano a differenza di magari di tante piccole e medie società come le nostre, lavoriamo quel poco e basta che ci avanza. Loro lavorano 24 ore su 24. Quindi, se mangiano una ciotola di riso e hanno pranzato, io lì che insomma ehm, c'è questa concorrenza. Forte, non so se dire sleale o no, ma c'è da dire che in un certo senso è anche sleale. Per quale motivo? Attività come nostre sane, che pagano chiaramente le tasse, quindi ehm, ci hanno durante l'anno tutta una serie di spese fisse, eh, loro hanno degli accordi a livello nazionale che non siamo né io né te Francesco chiaramente a decidere, ma a livello di accordo nazionale in cui loro fanno delle aziende, creano queste aziende per due o tre anni chiudono e riaprono, quindi secondo me questa è una concorrenza tra virgolette rispetto a tutte le attività italiane è una concorrenza veramente sleale, poi per carità parlo sempre di attività che lavorano onestamente, ma se devi lavorare onestamente però pagare, non pagare per niente le tasse perché poi devo capire, queste che non hanno residenza. Ma State esordi, devo a prendere. Quindi allora, vi sentite poco tutelati dallo Stato italiano? Quindi? Secondo me ci sentiamo non poco, non ci sentiamo assolutamente tutelati dallo Stato italiano perché tu, ben sai, sai che i politici, quando, specialmente a quei livelli, quando fanno gli accordi, si fanno gli accordi per casa loro, non di certo per le piccole e medie imprese, con, mettendo anche insieme per carità anche i grandi centri commerciali perché c'è veramente una sorta di, di concorrenza sleale come leggi dello stato italiano. E anche qui, visto che ormai vogliamo parlare di globalizzazione, perché poi ho uno spirito un po' nazionalista, consentitemi questo termine, io francamente sarebbe più bella l'Italia con gli italiani e basta, che vive soltanto di turismo. Comunque, non si ha a decidere regole a mettere, le diciamo giocare le carte in tavola, quindi sì, c'è una forte concorrenza, allo stesso tempo anche Sleales, Sleale, pure mi viene in mente per tutta una serie di di negozi che stanno adesso a Corso Marconi, che quelli pagano tasse, strapagano, strapagano e poi bisogna tutta sta sorta di banca ma neanche Bancarelle italiane, perché fossero italiani, e chiaramente extracomunitari che ripeto lavorano onestamente ma non hanno lo stesso nostro target di pagare le tasse e quindi noi siamo costretti sul prodotto a aumentare chiaramente in un certo senso il prezzo, il prezzo. e loro invece possono fare qualunque cosa, ecco secondo me dove sta, dove sta quindi la differenza tra noi e gli extracomunitari, ma non è che voglio disprezzarli per carità, quindi questo nasce un grosso problema. Poi per carità, a lungo andare poi secondo me dei piccoli e medie... Che devono e dovranno riuscire a superare questo tipo di crisi, quindi, tipo sono coloro che riescono durante i giorni e tutti i giorni a saper inventare delle cose. E ci state riuscendo, al di là di questa concorrenza? Al di là di questa concorrenza, molto chiaramente forte, al era. di là di questa concorrenza, e... si vede la luce in fondo al tunnel? Ho ancora, stiamo... ma no, la luce si vede. Al di là di questa concorrenza, chiaramente credo che chi sia magari intelligente, o che ha vissuto il mercato, o qua ha studiato, quindi crede nel proprio lavoro e ama il proprio lavoro, se uno ha questi criteri, secondo me alla fine non ha nessun tipo di, di concorrenza. Ecco perché poi studiando, quindi cercando di studiare, quindi inventa e quindi risponde ogni giorno a tutti questi nuovi cambiamenti. Ma chi non ha questi. Criteri purtroppo ormai in questo mercato che è più spietato sta fuori dai giochi. Io non voglio farle i conti in tasca, ma in quest'ultimo anno la situazione è migliorata dal punto di vista degli affari oppure è sempre un mercato che annaspa? Ma un mercato che annaspa, sì, è un mercato che chiaramente mantiene il proprio target ormai costante. Chiaramente, e qual è? Cioè, insomma, ognuno ha la sua clientela fissa, ognuno non si attira più nuovi clienti. Ognuno chiaramente sì, ha la propria clientela fissa, il senso è proprio questo. Quindi già mantenere la propria clientela fissa con queste concorrenze è veramente dura ecco anche perché come dico chiaramente qui non è che ti dicevo prima Francesco stanno in crisi le piccole e medie imprese o il mercato in se stesso ma stanno in crisi anche tutte anche le grandi imprese come viene in mente i centri commerciali perché noi abbiamo delle spese i centri commerciali però ne hanno altre quindi in un certo senso sembra un'assurdità ma riallacciare al discorso di prima poi c'è il rischio che veramente tra società italiane o no comunque che fanno parte della comunità economica europea stiamo facendo una guerra tra Guelfi e Ghibellini quando non sappiamo che, secondo me, il vero problema nel commercio, a partire dal settore alimentare, arrivare all'abbigliamento, allo scatolame, sono proprio queste nuove etnie e concorrenze che entrano, che ormai hanno invaso il nostro paese e quindi abbiamo una diversità di, di spese. Ecco, quindi loro hanno dei privilegi, e noi invece che siamo italiani. Ma in Italia non abbiamo nessun tipo di privilegio. Qui parlano di tasse, di quello e quell'altro, ma qui non è una questione di aumentare tasse o diminuire. Qui è proprio una questione di capire, va bene, ormai l'Italia è globalizzata, cerchiamo di capire le altre piccole e medie imprese comunque, che vengono da fuori che tipo di target hanno, che tipo di, di spese hanno. Ma il famoso prodotto locale, no? che viene spesso rilamizzato, bisogna puntare sul prodotto locale, è quello che fa la differenza in questo mercato così eh, globalizzato. Ma è, è solo eh, retorica, sono solo slogan o effettivamente insomma, aiuta nel commercio? Ma secondo me retorica, per carità, il prodotto locale, qualunque tipo di prodotto, quindi si parli. Certo che i prodotti locali, il made in Italy è il migliore prodotto che esiste al mondo, perché gli altri non possono fare nient'altro che fare una fotocopia del nostro prodotto e copiarlo. Vedi la stessa Cina che adesso è la più, nazione più potente al mondo, adesso addirittura hanno fatto un treno che taglia tutto il mondo a metà, che è chiamato la via della seta portano importano su questo treno merci, un sacco di merci la fanno trasferire in Italia, non è, sì, il prodotto per carità, per la lunga ehm, bisogna puntare, sì, sul prodotto locale, parlo di alimenti, non alimenti però ecco, qui ritorno al discorso prima c'è un paradosso, il nostro prodotto locale che è per eccellenza però, qualunque tipo di prodotto, costa un costa lira di Dio, allora che succede? Che mettendo sugli scaffali sui banchi del pesce o in qualunque negozio che possa capitare che succede? È un prodotto che comunque ha il prezzo alto, poi che succede? Prezzo alto, i stipendi sono sempre quelli e quindi la madre famiglia mi devi dire come fa a comprare un prodotto locale. Allora, chi è intelligente come commerciante, a livello ripeto tutto, che fa, cerca di inventare: quindi, avere nel, nel banco una nicchia di prodotti locali di Civita Vecchia, In questo caso, adesso mi viene a mettere il pesce, per carità, ma deve avere lì di prodotti freschi, ma anche determinati tipi di prodotti, per carità, studiati da chi fa il settore che vengono anche da fuori. Comunque, prodotti anche che vengono pure da fuori chiaramente prodotti di qualità a un costo diciamo minore. Quindi l'intelligenza sta nel fatto in cui chi vende deve capire c'è quel commerciante, c'è quel cliente che magari compra, può spendere un po' di più, ma c'è anche quel cliente che spende un po' di meno. Quindi fare una sorta diciamo, di, di unione di tutto. Ma avere solo prodotti locali, credetemi questa è una cosa che dico direttamente ai cittadini, ai cittadini è molto difficile allora bisogna capire e dare dei prodotti di qualità però mischiati locali e non locali lei prima faceva riferimento ai centri commerciali che sono sì. insomma un tema eh, da sempre eh, al centro del dibattito anche qui in città e tra l'altro è un <coughs> tema che è anche ritornato recentemente da quando ovvero, si è ripreso a parlare del centro commerciale eh, a Fiumaretta è intervenuta ad esempio la ConfCommercio l'associazione dei commercianti che ha detto No, bocciatura secca perché non è quello il progetto che serve alla eh, città. Secondo lei un centro commerciale a Fiumaretta aiuterebbe gli affari oppure come dice sempre il Confcommercio si decreterebbe la mazzata finale per il commercio civita vecchiese. Ma eh, secondo me la risposta è molto semplice, io parlo e dico quello che io penso. Avere un centro commerciale a Fiumaretta secondo me non ha senso. In che senso? Nel senso che strategicamente quel posto è un posto sbagliatissimo. Poi, per carità, se ci sono personaggi, aziende che vogliono costruire un centro commerciale, quindi investire milioni di euro, è soltanto una scatola per cercare di fare soltanto il riciclaggio di soldi, questo è un altro discorso. Se vogliamo parlare di chi investe, di un centro commerciale vero e proprio, dove poter fare investimenti, secondo me quel centro commerciale apre nel giro di un anno e mezzo chiude. Perché non è proprio il posto, secondo me, adatto lì per aprire un centro commerciale. È proprio, sta fuori, sta fuori da ogni teoria, da ogni schema e da ogni ragione logica poi non so, questi grandi scienziati che vanno lì in giacca e cravatta, che, che sa che crema che fa, che poi vogliono, vogliono, vogliono aprire il centro commerciale, secondo me non c'è proprio senso io penso che veramente nell'anno e, nell e mezzo due anni quel centro commerciale chiuderebbe, secondo me un'idea sarebbe e quindi posso allacciare anche a quello che dice, ma non tanto il discorso che dice Conf. commercio, il fatto che possa rilanciare, possa, possa ridare un volano all'economia di Civilecchia, no, 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 qui già dei centri commerciali siamo pieni, secondo me sarebbe un buco nell'acqua, lanciano un missile, manci piano proprio. Allora, allora torna a dire chi magari ha tutti questi soldi da investire aprisse un bel albergo. Chiamato l'albergo del Porto, l'albergo di Roma, allora già lì un bel albergo lì che si dà sul mare, secondo me già avrebbe più senso una cosa del genere, ma per un centro commerciale lì secondo me è un buco nell'acqua. Ecco. Invece questi famosi croceristi che dovrebbero portare così tanta ricchezza a Civitavecchia che invece sembra insomma che portano qualcosa ma meno di quello che in realtà potrebbero eh, appunto eh, regalare tra virgolette alla città. Nel mercato li vedete? Si affacciano? E soprattutto quando se si affacciano spendono oppure fanno solo la foto e vanno via? Ma nel mercato sì, ehm, vengono dei croceristi quelli che vengono diciamo la seconda volta ma non la prima volta perché li portano a Roma eh. si affacciano, ne sono anche tanti ma vengono semplicemente a fare le foto e poi vanno via per quanto poi ripeto mi fa piacere perché poi alla fine se al nostro mercato verrebbe leggermente più rivalutato ma quello non è che dipende ogni volta se fanno sempre i soliti discorsi, non dipende dal comune o da chi sia, dipende da noi quello che vogliamo fare da grandi allora lì il discorso cambia perché Va rivalutato quel mercato Perché in effetti è un mercato storico Adesso la storia ci insegna che Una tradizione, una cosa così importante Un po' come il Colosseo di Roma Non è che il Colosseo si butta eh? Il Colosseo sta sempre lì a Roma È visitato tutti i giorni da milioni di turisti Allora cercare di entrare in questo tipo di ottica E capire come poter noi Che vendiamo alimenti O chi vende chiaramente eh, Non alimenti quindi vestiti eccetera, eccetera Cercare come Cercare di far spendere questi croceristi Adesso mi viene, in mente, mi viene in mente una cosa meravigliosa che si potrebbe fare al mercato visto che loro vengono, anche perché poi capisco perfettamente che loro nel pacchetto mangiano e bevono a bordo, quindi spendono soldi. Aprire una, una sorta di cruderia lì al mercato e fare una friggitoria lì all'aperto, quindi come centro di attenzione. Mm. Quelli sono soldi che entrano, si chiamano soldi moneta, moneta fresca che viene da fuori mm -hmm. e quindi entra qui a Civitavecchia. Allora, perché non si fa? Perché in si... altre città si vedono queste. Certo, non si, fa, non si fa perché qui sembra che, mi dà l'impressione che chi ha delle idee gli si dice sempre di no, eh. questa è la città del no, come mi viene in mente, come diciamo anche tempo fa, consentimi di dirlo Francesco, anche a Lungomare o comunque nel centro storico, bisogna secondo me capire come bisogna sviluppare il commercio fra, fra, fra altri anni e cercare di capire come fare in modo di far spendere questi croceristi, perché se noi aspettiamo che... E chi manda i croceristi a Roma, queste grandi società o grandi potenze, cercano di puntare sul mercato, dobbiamo giocare da destra. Come dice, bisogna secondo me saper inventare da noi come poter cercare di far spendere soldi a questi che vengono al mercato. Perché ripeto, adesso attualmente fanno solo delle foto e basta. E invece le bancarelle che ogni tanto periodicamente il Comune organizza la convincono? Le bancarelle, quelle lì, è il discorso che dicevo anche prima, caro Francesco, non voglio essere razzista. Io sono sempre convinto che in, lei dice a corso 110. Ci anche gli ambulanti dei Forte dei Marmi. Eh. Appunto, appunto, appunto. Io questo dicevo, non per essere razzista, <ride> ma per carità lei parla dei bancarelle a corso 101. Sì. Io sono sempre dell'opinione che pure al mercato più siamo e meglio è. Uh -huh. Va bene? Il mio sogno nel cassetto sarebbe che tutti quelli che stanno alla via del Faro la trasferiscano sulla trincia ferroviaria che c'è solo un mercoledì, te puoi immaginare che modo di lavoro sarebbe? Uh -huh. Perché ripeto, più siamo aggregati meglio è. Quel discorso è di capire, di far dare e quindi posso trovare. Anche una soluzione di far lavorare chiaramente in quelle bancarelle che sono aperte soltanto a settimana di Natale, far lavorare comunque almeno gli italiani, perché ci sono un sacco di ragazzi che ci hanno veramente. E io, per carità, ho la fortuna di avere mio padre e mio nonno che sono stati commercianti, quindi adesso ho sviluppato quello che loro mi hanno lasciato, ma noi che mi sono mantenuto adagiato sugli allori. Il discorso è che, comunque, visto che siamo in Italia, bisogna tutelare i ragazzi italiani e ci hanno veramente voglia di lavorare. Comunque, cercare di a questo punto, come Stato italiano, quindi come Regione, provincia e Comune, agevolare le aziende, agevolare le aziende italiane. Madre in Italia. Allora, ecco perché secondo me ha anche senso avere queste bancarelle, però mi dà sempre l'impressione. Siamo sempre meno italiani e più stranieri, allora a me questo discorso non sta bene. Prima tuteliamo i nostri ragazzi in Italia, poi tuteliamo se c'è qualcosa per, per quelli che stanno fuori, però qui in Italia mi dà l'impressione che sta succedendo tutto al contrario. Allora, o ci mettiamo in testa quindi a livello nazionale di fare alcuni cambiamenti nel settore economico e del commercio in Italia, in Italia oppure veramente sarà triste per tanti, perché già vi sono alcune realtà e quindi concludo il filo di discorso, mm -hmm. vi sono tante realtà, ma adesso mi viene in mente la Cina e l'India. Cioè, ci sono tanti italiani che mo vanno a lavorare per conto, vanno a lavorare per loro conti. E credetemi, non è che qui poi viene come, viene come si dice la concommercio, viene la CGL, a questi qui dicono no, perché voi dovete mantenere il coso degli operai, guarda quelli non ne frega niente, fa, ti fanno lavorare 24, ore 24, 500 560 euro al mese. Allora noi cerchè, dobbiamo soltanto cercare di combattere diciamo questa invasione, però soltanto con l'aiuto dello Stato. Ma c'è bisogno per esempio a Civitavecchia di questi eh, ambulanti di Forti dei Marmi? Non si potrebbero creare, riallacciandomi a quello che diceva lei, degli spazi per i commercianti di Civitavecchia e magari mettano in vendita dei prodotti di Civitavecchia? Ma assolutamente sì, Se mi... io non conosco questi ambulanti di Forti eh, dei Marmi. Faccio un esempio perché sono una delle ma iniziative no, che, carità, che promuove il Comune. Ma questa per carità... Se mi parli di commercianti, che in questo caso il comune c'è 5 stelle, ma ci potrebbe essere anche per che carità la sinistra e la destra, se mi parli di iniziative, di ambulanti, che in questo caso sono forti dei marmi, che fanno questi tipo di iniziative, e poi magari durante l'anno, una volta al centro storico, una volta al mercato, una volta si spostano e quindi lavorano, poi ripeto piccole aziende, piccole e medie imprese italiane, di Civitavecchia, ripeto di Civitavecchia, quindi italiani, Civitavecchesi, che lavorano a casa propria, a me è certo che sta bene, sono iniziative comunque importanti, perché poi sta gente qui, gli italiani, spendono in Italia, dove sta un altro inghippo e qui si parla di milioni di euro al giorno, le altre, altre etnie, le altre società che vengono da fuori e hanno invaso ormai l'Italia, oltretutto, che fanno? I soldi che poi prendono dall'Italia e trasferiscono a casa loro. Allora che succede? Neanche è che le tengono nelle nostre banche quindi fanno, e quindi nelle nostre città. No, quelle le mandano a casa loro. Ma voi avete visto man cinese al mercato? Magari sì, avete visto man cinese al centro commerciale, un cinese all'ospedale, un funerale cinese. Ma no perché ce l'ho con i cinesi? Eh. Qui dobbiamo entrare nella loro ottica e cercare di fare una concorrenza che in qualche modo ci cerchi di difendere, no? Perché poi alla fine, per carità, hanno loro lo sto studiando, loro avranno l'ultimo dell'anno a gennaio che fanno il mercato l'anno non mi ricordo come si chiama. Sto cercando di conoscere la loro società. Io adesso ho tanti clienti cinesi perché, eh sì, ma lo confermo perché cerco di capire come si, come si, si muovono il loro. Insomma. Esattamente lì intercetto, bravo, il significato è proprio quello lì. Eh, ma non è che tu, non è che è facile, eh? facile, poi è una cosa che uno deve avere. Un po' come un cantante che c'è una bella voce, però uno deve cercare a capire che per far entrare in gioco in questo commercio, perché i posti visti non ci stanno più, questi nuovi ragazzi dobbiamo un po' difenderli già a livello nazionale. Dicevamo del mercato, torniamo un po' al mercato: insomma, eh, fine dicembre è anche il momento insomma, dei bilanci. Questo 2017 per il mercato eh, com'è com andata? E come andate? È stato un bilancio che, magari, rispetto agli altri anni è sempre un bilancio costante. Sicuramente non abbiamo. Eh, mi ma ci arriviamo di, al 6 mi sembra, mi sembra un po' di parlare eh. del PIL, il prodotto interno lordo che senti, no perché il PIL è aumentato 0,001% ma non è aumentato di niente e il, mercato, e il prodotto interno lordo è aumentato o no? <ride> affari se, del eh, ma affari del mercato per carità il prodotto, e se il mercato c'è è forte, è detto è sempre come il Colosseo perché ha la fortuna comunque all'interno di avere grandi commercianti che hanno cultura, che hanno società che sanno come fare il commercio e quindi tutti i giorni, ripeto, non solo un giorno, inventano, quindi saper inventare significa mantenere diciamo, un PIL, un prodotto interno d'oro, si può usare questo termine, risa, Sì, quindi un andamento dell'anno già costante, quindi essere costanti in quest'Italia di questo cambiamento, quindi di questa crisi, cambiamento, è già importante, noi veramente si può migliorare soltanto se riusciamo a capire, non tanto noi ma quei scienziati che stanno al governo, come veramente migliorare e far girare i soldi della nostra nazione però in tutto sommato parlando come dicevi del mercato è un, è, diciamo, è un bilancio alla fine dell'anno in un certo senso uguale a tutti gli altri anni mm. risposta un po' Un po' furbetta, perché gli altri <ride> anni non è che andava proprio benissimo. Insomma. Beh allora, beh, se dovessi eh. fare un paragone rispetto a come stavamo prima, è migliorato no, un, po meno, eh, meno male. È un po' meglio un e po per meglio. migliorarla ancora nel 2018 che cosa serve? Ma per migliorarla ancora bisogna innanzitutto migliorare tante, tutta una serie di professionisti. E come dicevo io, e quindi cercare innanzitutto non parlarsi male l'un con l'altro, ma cercare di fare una squadra. Se il mercato veramente riuscisse a fare una squadra, allora lì veramente potremmo fare dei grandi progetti, dei grandi sogni. Il mio sogno nel cassetto, se tu te ricordi, ma magari ne fai tante, le interviste, mi ricordavo l'ultima volta a diritto di replica quando parlavo che il mio sogno nel cassetto sarebbe a Piazza, come si chiama, quel parcheggio che sta là sotto, hanno preso un pezzo di parcheggio che è piazza, piazza, del conservatorio. A piazza del Conservatorio e quindi far lavorare, fare un bando di concorso e farla lavorare lavorare soltanto e esclusamente ragazzi italiani, fare una sorta di piattaforma per computer, nuove tecnologie, un mercatino un po' delusato dell'alta tecnologia e far lavorare solo i ragazzi di Cirovecchia e poi secondo me bisognerebbe iniziare anche un po' a lavorare un po', iniziare un po' a cercare di attirare nuova clientela sempre di Cirovecchia, lavorando almeno due o tre volte a settimana il pomeriggio, allora lì considerando il fatto che comunque a Civita Vecchia poi, ripeto, come clima noi abbiamo un clima fantastico, qui se piove è difficile perché se piove qua dall'altra parte c'è l'alluvione quindi come avendo un clima fantastico potremmo iniziare a ragionare sotto questo senso, perché poi tutto sta e abituare il cliente, perché io sento tanti clienti che vedo che magari per carità vanno a fare spesa fuori, a ah Marco io non ci vengo perché non c'ho tempo, a una ragazza di 25 30 anni che lavora non può venire certo al mercato, ma se gli dai la possibilità di poter venire al mercato, allora lì si farebbe secondo me la differenza, ma non è facile parlare con almeno 220 attività, 220 mari, 220 pari famiglia, ragionare o far portare questo tipo di pensiero agli altri miei colleghi, ecco, perché è molto difficile. Abbiamo fatto anche discorsi molto impegnativi, insomma. chiudiamo con un po' di, di leggerezza e anche con un po' di acquolina in bocca, perché eh, il 24, la cena del 24 si avvicina, allora il menù di Marco eh, Cirillo, che cosa consiglia per questa cena? Non Ma faccia eh. pub troppa pubblicità però, eh. <ride> facciamo generare. No, assolutamente. Lei ha già agevolato che, che la cena a base di pesce e quindi... Beh, eh, questo vabbè, è un caso, perché l'inizio non per carità, far eh. può fare niente. Eh. No? Allora, allora un incontro un bravo. menù, quindi pari di cena, allora un eh. menù di cena, innanzitutto pranzando facendo un pranzo leggero all'inizio. E eh, come ci arrivo, insomma, leggero? Insomma. Ci, sì, bisogna arrivare eh. leggero, chiaramente, e poi un, menù, un buon menù a buon prezzo, secondo me sarebbe un antipastino, mm. quindi antipastino fatto con cozze e vongole, con calamari lessati... Polpi e tagliati tutti a pezzettini messi in inserata quindi fatta aglio olio prezzemolo, peperoncino e meschiare insieme come antipasto. Mm. Poi un altro antipasto quindi un piccolo carpaccio leggero leggero di salmone con, con spremuta di limone e anche un, un devo alici marinate a crude messe sul pane bruscato. Andiamo al primo: uno spaghetto. Un primo, uno spaghettino col polpettino di scoglio che è saporito che dà un ottimo sapore alla pasta oppure uno spaghettino sempre con cozze e vongole in bianco: aglio prezzemolo, peperoncino o un antipassino o un risotto. Lo scoglio che ci si mette dentro, corse, vongole, due polpette e si dà sapore. Si arriva a un secondo con qualche pescetto sfilettato, un orato, una spigola, anche se allevata comunque di qualità, sfilettata, fatta in crosta repatata patate, visto che è tempo di puntarelle, due belle eh. puntarelle, ti piacciono a te, Francesco? Molto. Avete visto, abbiamo saputo pure in piatto tipico <ride> di Francesco, <no? ride> Quindi, due puntarelle fatte con l'alici con l'alici quelle, insomma, mai capito, col peperoncino, con gli extravergine d'oliva, prodotti seramente italiani e quindi abbiamo, quindi, e quindi un contorno. Quindi primo, secondo contorno, poi chiaramente un buon vino bianco, di vini chiaramente, possibilmente sempre un vino di, di qualità che non costi troppo, poi il solito panettone. Mi raccomando, panettoni italiani, eh. ci sono grandi case. Adesso Voglio parlare beh, per carità che non me ne, ne violete, ci sono grandi società che vendono palettoni tipo la Mele Gatti che è una società di Milano che sta in difficoltà. Sta in difficoltà. I social network adesso l'hanno salvata. Vedete come dico io, adesso quando a andare a comprare, ma non dico al mercato, cerchiamo di comprare comunque voi che siete dei prodotti clienti italiani. Prodotti italiani, certo che non costino troppo, ma prodotti che comunque si fanno in Italia per aiutare le piccole, medie e grandi aziende che stanno in Italia che veramente chi è ancora in piedi è perché è bravo, eh, perché non ce ne sono altri dei sensi. E va bene, allora con questo menu, con tanto di appello, noi chiudiamo. Io ringrazio Marco Cirillo. Vorrei ringraziare anche voi, allo stile di IRC. Fare anche gli auguri sia a voi a tutti i Città Vecchesi di Natale. Un buon augurio di Natale, anche di fine e di inizio anno. Auguri a cui munisco anch'io, rivolti agli stessi commercianti del mercato e anche a voi che per tutte queste settimane ci avete seguito. e Quindi buone feste e anche buon 2018. A presto. Outro <us>